L'impianto, oggi è spento, è in funzione solo 3 giorni a settimana. Negli altri si fa manutenzione e ci si concentra sui cantieri. È la soluzione scelta da questa azienda di Legnano, che produce bitume, indispensabile per le strade e le infrastrutture pubbliche, per affrontare l'enorme incremento del costo del gas. Qui abbiamo luglio 2021 e luglio 2022. Abbiamo un costo che non è gestibile, non sappiamo neanche noi nel momento in cui andiamo ad utilizzarlo quale sarà il prezzo finale. Ancor più dell'importo della bolletta, aumentato di 6 volte, a spaventare è la sua imprevedibilità. Ogni mese i costi sono diversi. Per ora l'azienda, una 30ina di addetti, non ha fatto ricorso ad ammortizzatori sociali. La produzione però è già calata di 1/3. Partecipare agli appalti sta diventando un azzardo, si rischia di non rientrare delle spese. È un grosso problema proprio perché noi dobbiamo fare delle offerte oggi per dei lavori che verranno fatti tra 2-3 mesi, quando va bene. Le gare d'appalto, come è già successo anche in altre regioni, rischiano di andare deserte. Incerta potrebbe essere anche la sorte di molti progetti collegati al PNRR. L'unica soluzione, vista da qui, sarebbe un tetto al prezzo dell'energia. Abbiamo bisogno di qualche intervento massiccio e muscolare da parte del governo oggi. Purtroppo non c'è più tempo per aspettare.